Salve amici di YouTube, benvenuti in questa nuova puntata, una nuova serie, tra virgolette la chiamiamo nuova serie, di Dragon Nest. Allora, voglio parlarvi subito di questo gioco. In pratica, voglio farci una serie perché mi sta piacendo questo gioco a me, anzi, è strano perché mi sono fermato su Warcraft, non ho più giocato a Warcraft. E ho iniziato a fare questo gioco che è quasi identico a Warcraft, cioè nel senso non è proprio identico, però comunque il principio è quello, cioè devi salire di livello, andare in una gilda e appunto andare avanti nella storia. E soprattutto puoi fare, quando sarai a livello altissimo, si faranno i dungeon o i raid. E in questo gioco io adesso è un casino perché sono in un dungeon. Mentre che faccio attacco questi qui, vi spiego un po' di cose. Allora, Abe, per adesso non farò la seconda serie, diciamo, il secondo gioco, perché devo fare ancora la DNS Patch 4. Poi quando Gabriele per 3 mesi non ci sarà, come avete visto nel video che ho caricato ieri, quando lui dovrà andare in America, sarà 3 mesi là, forse la inizierò, forse continueremo a fare la serie. Non lo so. So di certo. Cioè, sono sicuro che farò questo gioco, sicuramente. Molti episodi, anzi. Sarà una serie, magari, dove mi vedete sempre salire di livello pian piano. Ogni tanto non salirò di livello. Certe volte farò delle missioni, delle quest, altre cose varie. Aia. Ecco, questo è perché mi sono distratto. Ok. Cos'altro dirvi? A parte Abe, che non lo farò per adesso. Ah sì, aspettate. Sono in una gilda che si chiama Blackout, tra cui c'è mio cugino che si chiama adesso. Vabbè, lui si chiama Akeshin. Poi c'è Mega che non so se è l'admin della gilda. E sono entrato a far parte di questa gilda e mi trovo anche abbastanza bene. Cioè, sono tutti simpatici. Sono tutti, cioè non sono come quando ero su Warcraft, che quando andavo nella gilda di qualcuno, ogni tanto quando si faceva raid o queste cose qua, comunque si incazzava sul gioco. Cioè, mi sembra troppo, prendersela troppo per un gioco, secondo me è una cosa abbastanza brutta, perché alla fine non c'è bisogno di incazzarsi per un gioco. E qua invece mi trovo bene. Adesso per esempio siamo connessi in, se non sbaglio, in. Dove cacchio è? Se forse siamo in 3 connessi per adesso. E io nel mentre che sto giocando nella gilda Blackout, sto cercando di salire di livello. Sono ancora a livello 23, quindi cioè, devo salire al massimo a livello 60. Quindi sarà abbastanza dura. Cioè, su Warcraft saliva a livello 90, per esempio. 99, se non mi ricordo. Quindi, cioè, so benissimo che a livello 60 è come salire a livello 100. Come Warcraft. Come salire a livello 90, identico. Cioè, farei molta fatica a salire. Allora, questo. Bene. No! Merda, merda. Bevi pozione. Sì, sto facendo il cazzone. Quella cosa non serve a niente. Pensavate che vi dava vita? No. Non vi dà vita. Era solo per fare cagate. Se muori, così ti levo dalle balle. No! Perfetto. No, perché uso sempre questo? Mi hanno detto 30 volte di non usarlo, quel tasto di merda. Ok, vabbè. Non mi hai fregato stavolta. Ok.
Cioè, leggerete Thunder 94, R94 sta giocando a Call of Duty, non è interesse mio. Perché questo gioco si collega a Steam. Lo trovate su Steam gratuitamente, c'è cioè un gioco gratis. Quindi, se volete divertirvi a un gioco così, tipo salire di livello, creare, stare in una gilda e fare in certi orari dei raid o dungeon in modalità abisso, che in modalità abisso è la più difficile. Cioè easy, normal, hard, master e abisso, se mi ricordo. Olè. Porca zozza. Se ricordo, nel TS dove sono appunto nella gilda, hanno creato anche, stanno creando, cioè in costruzione ancora, diciamo un server di Minecraft. Io adesso quando avrò tempo andrò a vedere il server di Minecraft, perché mi hanno detto che se un giorno voglio andare a vedere il server loro di Minecraft, posso andare, mi daranno l'IP e andrò a vedere. Comunque hanno creato anche un server di Minecraft. E quindi, cioè, non, se volete venire nel TS, adesso non so se ve lo posso mettere il TS in descrizione. Però comunque se voi volete fare tipo Minecraft, la server di Minecraft c'è sul TS una stanza di Minecraft. Cioè ogni cosa c'ha la sua stanza sul sito. Comunque c'è Minecraft, Left 4 Dead 2, c'è delle stanze sul TS che c'è anche Left 4 Dead 2. Quindi cioè, se voi volete tipo, che ne so, con 5 amici quello che andare a fare Left 4 Dead 2, potete andare in quella stanza e nessuno vi disturba. Appunto, io sono sempre nella stanza di Dragonest e parlo con quelli di Dragonest, parliamo solo di quello. Vieni qui, non so, morire, muori, 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 muori. Body, ah, non lo fa la body slam, ok. Di solito si butta e va contro l'avversario, però cacca. Bravo. Non ti arrabbiare. Cazzo. No, no, no. No. Non lo accetterò. Venite tutti qui. Body slam. Attacco del suino. Potenza del ca... non so, sono attacchi questi, però non so come si chiama. Lui fa ya, ya, design, sì. Body slam, qualcosa del genere, non so che cazzo dice. Non ve la prendete con me, io non ho fatto niente, non ho mai stuprato nessuno. Lasciatemi in pace. Ok, venite qui. Ole! Fai la posizione. Vabbè, non la fa mai questa posizione. Ah, quello di ACNTM troll. È morto. Se non capirete niente, nel senso che non capirete niente di quello che sto cercando di fare, non è importante, nel senso perché ho già fatto, sono già a livello 23, quindi non vi ho fatto vedere da quando inizia livello 1 al livello 20. Ecco, voi io in pratica questa missione l'ho già fatta. E in pratica ho già visto il video e il trailer. Cioè, ho visto chi è la cattiva in poche parole. E quindi in pratica l'ho uccisa. E quindi sono più avanti. Soltanto che devo salire a livello 24 per andare nell'altra città per fare continuare la storia. Lui in pratica deve salvare una ragazza nel gioco, che viene rapita da questa donna, che appunto la sconfiggo in questo livello, che muore in questo livello. Però dopo che la sconfiggo,
Dopo che la sconfiggo, però, diventa questo mostro nero viola, con gli occhi viola. Adesso lo vedrete quando batto questo toro. O questa mucca, come lo volete chiamare. Ole! Schivato! Mi fai una pippa! Ok, toro, devo andare a combattere contro il boss, quindi non ho bisogno di te in questo momento. Non voglio avere una relazione con te. Oh, cazzo! Oh, merda! 7. What's your name? Sto. Io ho tutti i miei attacchi migliori. Guardate la tattica che uso io per allontanare un toro. Quando tocca a me, lo attacco. Quando invece deve stare zitto, gli metto quei cacchio di cose. Olè. LOL. La 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 la. Oh, cazzo. Dai, muori. Non ho tempo da perdere. Oh, cazzo. No! 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 Bene, è morto. È veramente proprio rompicoglioni questa cosa. Cioè, non stavo per rimanerci secco, non si può dire. Comunque, ecco cosa vi volevo far vedere. Allora, uno e ciao, uno ride, senza motivo. Due saluta, tre si incacchia, quattro piange, cinque si siede, sei dice ok, sette fan. No! Uno balla, l'otto balla, ok. E il 9 balla la seconda. Non so perché, vabbè. Cacchiate sono comunque. Abbiamo capito. Allora, se io vado adesso lì contro il boss, mi incula. Perché ho poca vita. Devo curarmi per adesso. Quindi dovete aspettare un pochettino perché mi curi. Perché sono nella cacca. E poi questo dà, credo, 900 di esperienza. Quindi in teoria devo usarla 4 volte, se non sbaglio. O anche. Quanto. No! No! Vabbè. Vedete, questa qui era una donna in pratica. Lei ha preso questo cristallo e è diventata un mostro. E guardate com'è diventato. Com'è diventata. Ok, sono nella cacca. Olè! Olè! Mentre che io scappo, mi curo, magari riesco. Dai. Bene. Questi li devo ammazzare prima perché sennò mi rompono le balle. Dai. Cazzo, questo mi ha preso. Oh, cazzo. No, 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 no. Ok. Lo sto facendo in modalità hard, quindi è difficile. Questa, a questa tipa la dovete sempre attaccare, non dovete dargli mai tempo di reagire. Ecco, e anche il tempo di non beccare quel cacchio di cose appuntite. Ancora, se leggete due per due, vuol dire che c'ha quella vita e anche l'altra. Cioè, tipo Dragon Ball. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, uguale. C'ha due barre di vita. Bene. Do un pugno e che ti spacco la testa. Ok.
Dai! Non posso stare tutta la sera con te. Su. Muori. Stop. Muori. Perfetto! Ho vinto! Sei! Muori! Suka! Non devo prendere quelle monetine! Vabbè, le prendo tra un po'. 7000 di points! Sei! È una D, vabbè ragazzi, cosa volete? Ci ho messo 8 minuti a farla. Quanti minuti ci ho messo? Ecco, se avevi cliccato il 4, avevi preso il forziere d'oro. E invece... Mannaggia! Pa pa para pam 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 pam. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Volevo annunciarvi di questo gioco nuovo che farò una serie. Spero che vi piaccia, che mettete un bel like. Niente ragazzi, spero che vi sia piaciuto il gameplay e ci vediamo in un prossimo video. Quindi ciao a tutti.